E Radio Radicale, siamo con Emanuele Loperfido, della Commissione Esteri della Camera dei Deputati per parlare di come i quotidiani hanno trattato l'interruzione dei lavori parlamentari a Montecitorio e anche al Senato. Allora, è stato detto, secondo me dicendo anche una grossa bugia, che il Parlamento ha interrotto i suoi lavori parlamentari per una settimana. Allora, lunedì c'è stata seduta, è stata interrotta. Martedì e mercoledì non si è lavorato, però domani si torna nuovamente al lavoro, quindi ci sono stati effettivamente 2 giorni di interruzione parlamentare. Allora, come ha trovato questi titoli? E innanzitutto, se mi vuole dire che cosa fate domani? Ma siamo rimasti anche un po' spiazzati rispetto a questo modo di trattare la notizia, ovvero sicuramente, ed è giusto che sia così, il lutto nazionale ha comportato del posticipo di alcuni lavori in aula parlamentare. D'altronde tanti parlamentari parteciperanno, oltre a essere colpiti, come tutti, per il lutto che ci ha colpito dopo la morte del presidente Berlusconi, tanti parlamentari vorranno essere presenti giustamente anche ai funerali. Questo automaticamente comporta l'assenza dai banchi dell'aula, ecco allora che giustamente si è posticipato alcuni lavori d'aula, ma questo non vuol dire che il Parlamento sia chiuso, d'altronde siamo qua e addirittura le commissioni riprendono a lavorare già da domani mattina presto. È sottoscritto che sia in Commissione Esteri che anche in Commissione Difesa domani sarà relatore per il provvedimento che riguarda l'autorizzazione alle missioni internazionali, quindi non è assolutamente vero che il Parlamento sia bloccato per una settimana. Semplicemente oggi è il giorno di lutto, oggi è il giorno del funerale. È giusto che tutti i leader politici e tutti i parlamentari che hanno conosciuto personalmente, anche chi vede nel presidente Berlusconi la figura carismatica che ha caratterizzato questo trentennio della vita politica del paese, politica e non solo, e quindi insomma oggi niente aula, ma da domani si ritorna a lavorare per il paese. Tra l'altro lei stava studiando la relazione, che tratterete domani. Faccio Sì, infatti stavamo proprio cercando di approfondire quello che può essere vedere, non sto nascondendo niente, eccola qua. la relazione che riguarda appunto le missioni internazionali nel nostro paese, un paese che sta diventando sempre più centrale nei processi decisionali, per cercare di limitare insieme agli alleati internazionali alcuni paesi, le problematiche a livello internazionale di alcuni paesi. Queste fake news, no? Queste notizie false, quanto indeboliscono il prestigio del Parlamento, secondo lei? Non trova che siano veramente dannose? E soprattutto, le volevo chiedere se tra le firme che ha visto oggi che scrivere queste cose ci sono giornalisti che frequentano il Parlamento? Ah, sulle firme che hanno scritto ciò non mi soffermerei perché magari può essere stato un elemento così, data la rapidità delle notizie che sono arrivate in questi giorni. Però diciamo che l'antipolitica galoppante ha già causato molti mali al paese. C'è chi ne ha fatto dell'antipolitica, dell'antiberlusconismo una professione e ne ha anche ricavato notevoli fonti di guadagno. Bene, dobbiamo essere seri tutti quanti e dire le cose come stanno. Quindi è giusto che ci sia il lutto nazionale, è giusto che il Parlamento oggi non si riunisca, però la verità è che il Parlamento da domani torna a lavorare pienamente operativo. E questo noi volevamo capire anche attraverso la voce dei parlamentari. La ringrazio Emanuele Loperfido della Commissione Esteri, deputato di Fratelli d'Italia.